Ci siamo! Funziona tutto! Perfetto! Incredibilmente funziona tutto! Ciao Matteo, ciao Tommaso, benvenuti qua su Every Talk, sul canale di Everyeye.it, anzi bentornati perché in realtà insomma Vesper si è già visto alla fine dell'anno scorso a dicembre quando facevamo quando abbiamo fatto la premiazione del Red Bull Indie Forge, eravate uno dei finalisti, ma è un grande piacere avervi qua oggi per tornare a parlare del vostro prodotto, del vostro team, della vostra visione creativa. Io direi, mentre ovviamente il buon Roberto lancia l'articolo che parla appunto di Vesper e lancia anche la pagina Steam, sicuramente, raccontatevi un po', fateci sapere chi siete e chi è Cordens Interactive appunto come team di sviluppo e poi entriamo nel vivo e parliamo di Vesper. Cordens Interactive nasce abbastanza da lontano, nel senso che io e Matteo ci conosciamo fin dai tempi dell'università e Vesper è nato all'università, era un prototipo che era nato mentre entrambi studiavamo, che abbiamo portato in giro a un po' di ferie nel nostro tempo libero, già quando avevamo iniziato a lavorare, e poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere il nostro publisher, Deck13 Spotlight, che ci ha preso sotto la sua ala e in quel momento abbiamo deciso, va bene, allora possiamo fare il passo successivo e far nascere Cordens Interactive. Abbiamo lasciato il nostro lavoro attuale di quel tempo e abbiamo iniziato l'avventura su Cordens Interactive, dove io sono il game designer e il developer del gioco, mentre invece Matteo è l'art director del gioco. Allora, guarda, al momento, vai. No, colgo subito l'occasione, facciamo così, perché c'è Verror che dice, ma non conoscevo questo Vesper, pare figo, io quindi colgo l'occasione di switchare direttamente nell'altra pagina, in cui ci abbiamo anche la possibilità di mandare un contributo video, voi avete preparato un mix che include sia i trailer già pubblicati che alcune fasi di gameplay, fra l'altro vi ringrazio tantissimo, siete stati molto molto gentili, vediamo se anche qua funziona tutto. Voilà, eccoci, e ce l'abbiamo. Perfetto, così mentre parliamo di Vesper ce l'abbiamo anche, lo vediamo. Raccontateci un po' anche appunto l'idea alla base del progetto, che cos'è Vesper, che cosa vuole essere. Allora, questa è sempre, credo di averla già raccontata ai microfoni di Everyeye, ma sì, la riracconto perché è sempre una storia divertente. Vesper nasce perché io da piccolo mi avevano regalato i miei genitori Oddworld Abe Odyssey. Ah, guarda. Aspetta, ti fermo un attimo, perché in questi giorni sto giocando a Soulstorm. E siamo in due. Dentro di me un po' mi lamento che mi mancano alcune cose del primo Oddworld. Ieri, quando preparavo tutto il setup per questa diretta, mi son rivisto, insomma, il gameplay e ho detto, però qui... Qui è Oddworld, e ridevo, ero proprio felice e contento di poter ritrovare in qualche prodotto quelle vibrazioni dell'Oddworld originale, perché questo nuovo ha preso un percorso un po' tutto suo, diciamo. Esatto, lo sto giocando anch'io e un po' pensavamo la stessa cosa, per quanto è bello il mondo di Oddworld, abbiamo provato noi a prendere la formula originale e un pochino a riammodernarla ai nostri tempi. Perché io quando ero piccolo e lo giocavo, quello che mi colpiva era questa varietà di ambienti pazzesca, il fatto che ogni schermata raccontasse qualcosa di quel mondo lì e fosse unico, fosse quasi un'opera d'arte. Anche se la cosa che mi colpiva di più quando giocavo, quando ero piccolo, era il fatto che di volta in volta, ogni volta che chiudevo la console e la riaprivo, mi trovavo in un punto diverso. E solamente anni dopo ho scoperto che era perché i miei ci giocavano quando io andavo a letto. E questo probabilmente è stata la scintilla che ha fatto scoppiare la voglia di fare una lettera d'amore comunque al genere. Poi dietro, oltre a Oddworld, ci sono anche Flashback, Another World, quei giochi certo, lì degli anni 90. Sì, e Oddworld arriva da lì sostanzialmente, sì. Chiaro. E tanti in chat stanno dicendo molto ispirato a livello visivo, a livello estetico. Matteo, tu hai fatto la direzione artistica, giusto? Esattamente. Ci racconti un po'... Allora...
Da questo punto di vista, avere un task come recuperare una pietra miliare come Oddworld, il vecchio Oddworld, quindi con le sue meccaniche, con le sue tematiche, e portarlo al mondo d'oggi è stato molto difficile, l'ammetto. Ci avevo voluti circa un anno e mezzo per capire effettivamente dove si voleva andare a parare come direzione artistica. All'inizio il gioco in realtà era industrial, quindi in realtà si rifaceva molto di più al classico Oddworld, ma noi volevamo dargli un look tutto suo e dargli una lore, un mondo di gioco molto vasto che si potesse raccontare, proprio un po' come fa Oddworld. E quindi abbiamo deciso di virare totalmente in un'altra ambientazione sci-fi, fantascientifica, che è un po' il nostro genere preferito, e grazie a Francesca, che è la nostra artista, siamo riusciti a creare questo mondo che per noi è molto immersivo, e fortunatamente per noi è stato fondamentale avere l'idea delle schermate fisse, proprio come nei vecchi giochi anni 90, perché queste schermate fisse ci hanno permesso di renderizzare, di creare ogni singolo quadro, come diceva un po' Tommaso, come se fosse un'opera d'arte. Quindi abbiamo cercato di utilizzare ciò che sapevamo della composizione visiva, della fotografia e di certi elementi per far sì che un po' il nostro obiettivo era far sì che ogni singolo screen di gioco fosse utile a uno screenshot, da uno screensaver che ti puoi mettere sullo schermo, sul wallpaper, quando non usi il tuo computer, per esempio. E questa è un po' l'idea che ha portato avanti questa direzione artistica, che, come vedete, prende a mani basse da Limbo per quanto riguarda le silhouette, quindi tutto ciò che è interattivo, tutto ciò che è giocabile, in realtà è nero e bianco, perché il gioco in realtà si basa sul conflitto tra luci e ombre, e poi abbiamo dato questa personalità aggiuntiva o inondando effettivamente di colori lo scenario, e quindi abbiamo creato questo palcoscenico virtuale fatto di quinte vere e proprie, quindi con anche del movimento dello sfondo in modo tale che sembri di tutto più realistico. Queste quinte si muovono dietro il personaggio, il protagonista, con questa miriade di colori che va, diciamo, a inframmezzare questi singoli disegni, che sono comunque tutti virati sul nero, e quindi si crea questo effetto particolare che è un po', pensiamo, diciamo, un po' uno dei selling point del nostro gioco, per l'appunto. Certo, mentre ringrazio Alex, che oltre ad abbonarsi per 17 mesi dice: che bello, quello che mi piacque è il Red Bull, o sbaglio? Sì, è vero, erano uno, come dicevo prima, sono arrivati in finale del Red Bull Indie Forge. Specifico una cosa per i ragazzi che ascoltano, hai usato un termine molto teatrale, cinematografico, la quinta è, diciamo, quello che sta dietro sostanzialmente in questo caso. Esatto, esattamente. Tommaso, ci racconti invece un po' di quelle che sono le meccaniche alla base, perché appunto abbiamo citato Oddworld, abbiamo citato Another World, Flashback e via dicendo. C'è sicuramente una componente anche platformica, fatta di salti, fatta di tempismo e via dicendo, però, come diceva Matteo, c'è anche una componente dicotomia fra luce e ombra che si viene utilizzata anche a livello proprio ludico, e ci sono delle meccaniche, abbiamo visto i raggi, insomma, spiegaci un po' come funziona. Ok, come dicevo all'inizio, il gioco voleva prendere un po' la formula di Oddworld, ma provare a riammodernarla, un pochino a svecchiarla. Quindi il concept principale ruota tutto attorno alla Drive Gun, che è quest'arma che il giocatore può trovare all'interno del gioco dopo poco tempo che l'ha iniziato. Si vede già adesso nel prologo, un pochino si è vista, e con quest'arma può recuperare la luce, assorbirla dalle fonti di luce, quindi creare delle zone d'ombra perché i fasci di luce si spengono quando la luce è all'interno dell'arma, e utilizzare la stessa luce che ha raccolto per attivare i macchinari, ma non solo, anche per controllare i nemici. I nemici, anche loro, possono, gli si può iniettare la luce all'interno. Una volta che gli è stata iniettata la luce all'interno dei nemici, se ne entra in controllo. La cosa interessante, il passo successivo, è che alcuni nemici hanno anche loro la loro versione della Drive Gun. Quindi una volta che ho controllato un nemico, posso girare all'interno dello scenario e controllarne un altro. Questo permette di creare dei puzzle, sì, all'interno delle quali le catene di controllo permettono diverse risoluzioni. Inoltre, quando si è il nemico, gli altri nemici non ti attaccheranno, sì, perché penseranno che tu sei che tu sei dalla loro parte, finché non ne uccidi uno di loro, ovviamente. Poi in quel momento cambieranno idea e quindi inizieranno a...
Quindi c'è proprio un controllo a catena e fra l'altro, cioè, io l'avevo interpretato un po' come il canto di Abe, ma in realtà ti serve una risorsa che è la luce, quindi non è che tu a priori puoi controllare i nemici così, senza, cioè, indipendentemente da quello che succede in giro. Devi prima trovare questa risorsa e poi ti permette di controllarli. E a Esatto, sua volta esattamente. con un nemico devi ritrovare la luce per ricontrollare quello successivo eventualmente. Esattamente. Questo è stata anche una decisione presa perché comunque noi siamo cresciuti anche nella generazione che poi ha fatto nascere Half-Life, la porta, il gun, la gravity gun, quindi anche Certo. queste armi così iconiche. E quindi c'era anche un po' il desiderio di creare un'arma intorno alla quale si incentrasse tutto il gameplay. E poi far centrare tutto il gameplay attorno a questo concetto di luci, perché le luci servono poi anche, come si vede, anche per attivare i macchinari, quindi per far succedere cose all'interno dello scenario. Quindi è proprio una valuta unica per tutto il mondo di gioco. Questa era proprio Bello. l'idea iniziale. Intanto ringrazio The Real Andrea Fake che si abbona per 11 mesi, arriva un passo dall'Everyversario. La composizione del team, cioè voi quanti siete che lavorate su questo progetto? Allora, noi siamo in 6 persone, ovviamente contando me e Tommaso, perché come dicevamo, Tommy fa sia il game designer che lo sviluppatore, e io invece, oltre a fare la director, invece mi occupo anche del level design, ovvero la parte in cui prendo i disegni, le sprite, le cosiddette sprite 2D, di Francesca, nostra artista, e cerco di comporre appunto i famosi quadri che vi dicevo prima, ovvero l'ambiente di gioco dove effettivamente il nostro protagonista, si muove e deve interagire. Poi ovviamente appunto c'è un artista, che è appunto la nostra Francesca, Federico, che è invece il programmatore a supporto di Tommaso, e poi ovviamente abbiamo anche un animatore, perché è fondamentale, soprattutto in questa tipologia di giochi, per dare al meglio certe sensazioni, come ad esempio il platforming o l'utilizzo dell'arma, eccetera, eccetera. E poi Francesco, che è il nostro musicista. Nostro musicista che appunto produce tutta la musica del gioco e Che purtroppo non si fortunatamente, sente in questo momento, ma che insomma. purtroppo non si sente, esatto, però appunto lui oltretutto si è cimentato in una musica adattiva che forse la spiegherà meglio Tom, ma questa musica cambia a seconda del contesto all'interno del gioco, quindi abbiamo cercato di ricreare una musica ambientale con dei toni molto forti in alcuni punti dove appunto si aggiungono delle schermate topiche anche a livello di trama o a livello di narrazione, e questa musica ambientale cambia a seconda dei personaggi che incontri, dei nemici che incontri, dell'utilizzo che fai della tua arma, dei tuoi nemici, e proprio per calare il giocatore meglio nel contesto di gioco. Quindi siamo un team abbastanza piccolo in realtà, perché 6 persone non sono tante. Certo. Ma la cosa divertente che comunque voglio sottolineare è che il gioco, essendo partito comunque dall'università, era un prototipo, aveva uno scope, ovvero un obiettivo comunque abbastanza piccolo. Era un'avventura di 6-7 ore ben fatta, che doveva raccontare una storia, quindi nel gioco ci sarà una storia, sarà ben presente, e che il giocatore appunto potrà esperienziare. Questo poi ovviamente, per fare un gioco fatto bene con un certo criterio, per fare, cioè, un level up, essenzialmente ci chiede comunque un numero alto di persone, che sono comunque 6 persone, non sono poche, soprattutto per una startup come la nostra. Poi fortunatamente abbiamo anche delle figure esterne, che sono appunto i nostri publisher, ovvero Dector Team, che ci forniscono ovviamente un aiuto, una mano nel QA, ovvero il testing del gioco, quindi nel Certo. trovare i bug, nel continuare a playtestarlo per trovare sempre problemi, errori, e poi ovviamente per la parte di marketing che ci aiutano nel far conoscere il prodotto, nel creare i trailer e tutto il materiale, diciamo, pubblicitario che c'è intorno. Quindi anche per un gioco come il nostro, comunque, che è un'avventura single player di 6-7 ore, con una storia, comunque ci vuole del personale, cioè, diciamo Sì. che non potevamo svilupparlo nello stanzino in due, perché appunto una delle più grandi decisioni che abbiamo preso anche nella nostra vita è stata appunto abbandonare il lavoro che avevamo prima per scommettere su Vesper, perché nel tempo libero un gioco del genere con un tale obiettivo era Non lo impossibile da fai. fare. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, allora un paio di cose. La prima è, sapete benissimo, ormai insomma l'avete capito, anche solo mettere il gioco in wishlist aiuta tanto i ragazzi a ottenere visibilità, aiuta l'algoritmo a spingere questo prodotto, quindi
il Roberto vi sta lanciando il link della pagina Steam, veramente bastano due clic per dare supporto allo sviluppo italiano. Per il resto, Deck 13 mi dicevi di publisher, giusto? Quindi insomma anche Esatto. un publisher importante perché di recente insomma ha pubblicato The Surge, giusto? Il primo. Deck 13 è dello sviluppatore di The Surge. Sì. Come publisher ha pubblicato Crosscode Ok. e altri giochi indie. Ed è veramente noi ci siamo proprio trovati a casa con loro perché hanno una mentalità che è molto aperta, ci ha lasciato molta libertà creativa, ma al contempo sono sempre stati presenti durante lo sviluppo per darci feedback anche su quello che magari era un po' più in quel momento farraginoso a livello di gameplay, quello che sarebbe potuto funzionare di più, e adesso ci stanno proprio supportando nella campagna marketing che sta per arrivare in modo più massiccio nei prossimi mesi e siamo proprio felici del risultato. Qui io non posso anticipare niente, però insomma, ci siamo, adesso si entra nel vivo, vero? Sì, sì. Noi questo lo possiamo dire. Oggi noi siamo entrati in alfa, vuol dire che abbiamo il gioco che è giocabile dall'inizio alla fine con tutta la grafica implementata. E stiamo ancora implementando alcune delle musiche e poi dovremo. E intanto stiamo già risolvendo tutti gli errorini, bug che tanto in giro si trovano. Certo. Quindi il gioco non è lontano in questo senso. Bene, questo mi fa molto molto piacere sentirlo. Ci raccontate anche un po' com'è nato, appunto, lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, com'è nato il rapporto con il publisher? Perché, sai, fino a qualche tempo fa, c'era anche l'idea che uno sviluppatore italiano, a meno che non si parlasse appunto dei grandi colossi, appunto, dello sviluppo nostrano, avesse anche difficoltà a entrare in contatto con un publisher di respiro internazionale, perché Deck 13 quello è. E invece sempre più realtà ci riescono e ci riescono con profitto. E quindi, com'è nato? Quali sono stati i primi contatti? Avete presentato il prodotto? In che fase era il prodotto quando l'avete presentato? Raccontateci un po'. Vai tu, Tom. Allora, sì, perché in quel momento ero presente io perché, allora, come ti dicevo, la storia del nostro prodotto è che noi all'inizio avevamo questo prototipino che nel tempo libero portavamo alle fiere. Abbiamo portato alla Milan Games Week, siamo andati alla Game Room e alla Game Room abbiamo avuto questa opportunità di partecipare a questo contest per la Nordic Game Conference, che è una conferenza che si tiene in Svezia a maggio. E abbiamo fatto questo contest. All'inizio nessuno di noi pensava che sarebbe diventato effettivamente il suo lavoro, quello di continuare a sviluppare il gioco, però ci credevamo nel progetto e nel prototipo. E quindi siamo rimasti abbastanza sorpresi quando poi abbiamo vinto effettivamente il contest e siamo volati con i biglietti vitti a Malmo, che sta in Svezia, per questa conferenza qua. Ma il bello di quella conferenza lì è che poi abbiamo avuto modo di incontrare tanti di questi dei publisher, tra cui i ragazzi di Deck 13, all'interno di una serie di eventi che si fanno solitamente tra publisher e sviluppatori, che si chiamano praticamente sono dei. Sono delle specie di momenti di pitching, ovvero ognuno porta il suo gioco, ha mezz'ora per presentarlo ai diversi publisher, quindi si siede al tavolo con loro per mezz'oretta, a volte anche di meno, anche 5 minuti. Matteo aveva fatto la stessa cosa per 5 minuti, quindi hai 5 minuti per presentare il tuo gioco, devi far vedere le cose più belle, le cose più interessanti del tuo progetto, sperare di averle spiegate bene in inglese, Certo. sperare che l'altro Ben recepite. Le abbia ben recepite e poi sperare che torni al tuo stand che magari hai all'interno della conferenza, riprovi il gioco un'altra volta e poi ti dica: ah sì, questa cosa mi piace. E con Deck 13 è stato un rapporto abbastanza di questo tipo perché abbiamo conosciuto un ragazzo che a cui il gioco è piaciuto subito. Però all'inizio non eravamo sicuri di lavorare con lui. Infatti la partnership vera e propria poi è iniziata ad ottobre. Noi avevamo già aperto Cordance Interactive perché avevamo avuto anche poi altre proposte da altri publisher. Ma poi
lui continuava a tornare alla carica come quando c'è proprio un amante che non ti lascia stare, e continuava a tornare a carica, continuava a tornare alla carica, e alla fine abbiamo ceduto alle loro avance. Sì, ok. Sì, e quindi è stato più o meno così. Un rapporto complicato, però adesso sta andando bene. E quindi dicevi che uno delle fasi, degli aspetti della produzione in cui più vi stanno dando una mano è proprio quello del testing, del QA, giusto? Assolutamente sì. Lì c'è un grande argomento da aprire, perché il QA è una parte fondamentale dello sviluppo del videogioco, perché senza provare a fondo un gioco, senza cercare di romperlo effettivamente, il rischio è che poi molte persone si possono trovare davanti a un prodotto che viene rilasciato sugli store che ovviamente non soddisfa i requisiti adatti. E il punto è che in epoca Covid, per esempio, fare playtesting non è così semplice. Certo. Con il tempo, perché ovviamente adesso il playtesting si fa tutto da remoto, ci sono degli strumenti appositi, ma ovviamente manca quel rapporto tra il game designer e il giocatore nel vedere effettivamente la persona cosa sta provando in quel momento, nel chiedergli come cosa sta provando o nel vedere effettivamente le sue reazioni dal vivo. Questo purtroppo è una parte che manca, è una parte che manca molto, e si fa via live video, via appunto via streaming, però purtroppo manca quella componente. E appunto da questo punto di vista il QA è fondamentale, perché in un gioco come il nostro, soprattutto quando sei addentro allo sviluppo, molte volte ti focalizzi sulle feature, cerchi di farle il meglio possibile, il più belle possibili, ma a volte perdi dei piccoli pezzettini di insieme che vengono ovviamente trovati subito dalle persone che ci giocano. Oltretutto non è solo il trovare bug, chiaramente. Il QA è anche il proporre delle soluzioni nuove se qualcosa non piace, il provare delle sensazioni, e quindi anche tutto questo mondo, diciamo, più legato alle sensazioni, più legato al feeling del gioco. Certo. Stesso viene riportato chiaramente anche in QA, e questo appunto è una parte fondamentale, perché siamo stati molto fortunati, perché appunto Deck 13 sin dall'inizio, essendo entrata nel progetto praticamente agli albori del gioco, questo ci ha aiutato molto, perché ovviamente sin dall'inizio abbiamo ricevuto dei feedback molto chiari e precisi sulla direzione che stavamo prendendo. Quindi ad esempio il salto non funziona, non ci piace in questo modo. Perché dovreste fare in modo tale che il personaggio si impicciolisca e poi si allunghi quando salta, insomma, tutte queste piccole cose comunque migliorano un sacco il feedback di gioco. Sì, sì, no, ma e poi guarda, va sottovalutato. No, hai detto una cosa estremamente interessante, che fra l'altro mi riporta anche un po' di ricordi di quando facevo i presture e andavo in giro, ovvero che il testing va fatto anche sulla fase esperienziale, emotiva, emozionale del pubblico. Cioè, mi ricordo per esempio quando andavo in Bungie, tutte le stanze in cui poi venivano chiamate le persone che avrebbero provato il gioco avevano una videocamera che li inquadrava il volto, e mi raccontavano loro che addirittura ogni tanto si trovavano a fare analisi di questi feed video indipendentemente dal gioco, per cercare quando c'era una smorfia, un sorriso, e poi andare a capire che cosa l'aveva generato. Quindi figurati, cioè è proprio l'antitesi rispetto a un QA fatto solo dal punto di vista tecnico del codice e via dicendo, però anche quello è importante. Chiaramente. Senti, allora ci chiedono anche quali sono le piattaforme di destinazione, quali sono i piani per il lancio e magari i piani per il futuro, e poi, visto che ci siamo, insomma, fateci sapere anche un po' quali sono stati, qual è stato l'approccio dal punto di vista tecnico, che motore utilizzate, come lo state sviluppando e via dicendo. Allora, per i piani sull'uscita, come ho detto, oggi siamo entrati in alfa, quindi il gioco, nel momento in cui poi uscirà anche il trailer di release, abbastanza breve, avrà anche una data d'uscita ben specifica. Certo. Che comunque sarà per quest'estate. Al momento il gioco uscirà su PC, su Steam e su GOG. Ci stiamo muovendo anche per far uscire il gioco su altre piattaforme, che però per ora non possiamo dire. Dico solo che abbiamo visto girare il gioco su almeno una delle console
che ci sono in circolazione, ma non possiamo dire quale. Sivillino, Tommaso Sivillino. Non possiamo dirlo, sfortunatamente, però sì, sì, sì. Quindi questo è un po' l'iter di pubblicazione del gioco. Per lo sviluppo abbiamo utilizzato come motore grafico Unity, che per i giochi in 2D è assolutamente lo stato dell'arte, nel senso permette, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti per la gestione dell'illuminazione, è sicuramente il motore più versatile per poter sviluppare e produrre un gioco in 2D in semplicità. Mentre invece per la parte audio ci siamo affidati a un altro software che si chiama FMod, che invece appunto permette l'audio dinamico e quindi la creazione di tracce che aggiungono, tolgono strumenti anche a seconda di quello che avviene a livello di gameplay. Quindi questo è un pochino il nostro setup tecnico. Esatto. Allora, c'è una domanda estremamente interessante di Game Too Late, un po' personale, però credo che insomma questo sia anche un momento di chiacchiera che può andare anche un po' in quella direzione, anzi mi piacerebbe, e vi chiede se ci sono stati momenti lungo il cammino in cui eravate scoraggiati o avete pensato che non sarebbe andata in porto, e nel caso come li avete affrontati. Cioè è una domanda che io capisco, anche perché comunque lo sviluppo in Italia non è facile, cioè è inutile girarci intorno, quindi insomma raccontateci un po' qual è la vostra esperienza, magari insomma invece è un'esperienza di serenità, è una testimonianza di serenità. Allora, comincio io, perché penso che qui il punto di vista di entrambi sia molto importante. Allora, sicuramente, allora, per quanto riguarda il cammino che ci ha portato fino al 2019 alla nascita di Cordes Interactive e Vesper, quel cammino è stato per me il momento più difficile, perché una volta, secondo me, una volta che la società è stata fondata, una volta che avevamo la sicurezza di avere un investimento dietro e di avere dei publisher alle spalle, ovviamente lì è tutto in discesa. Per me è stato tutto in discesa, perché lì potevo veramente esprimere la creatività, lavorare sul gioco con tranquillità, perché appunto, per esempio, poi questa è una delle cose che noi portiamo avanti come azienda, come startup: non vogliamo assolutamente fare crunch. Fino ad oggi l'orario lavorativo è sempre stato fino alle 6:30 di sera, non più tardi assolutamente, e quindi noi stiamo cercando di lavorare con serenità il più possibile a questo gioco, prendendoci il tempo che serve per farlo uscire bene, perché siamo consci che è la nostra opera prima e l'opera prima deve bucare in qualche modo, e non possiamo permetterci di lasciare qualcosa che non ci soddisfi o che sia affazzonata o che sia fatta da persone che sono stremate dopo mesi e mesi di crunch continuo. Detto questo, il periodo prima, secondo noi, è stato, per me è stato il più difficile, perché ovviamente vivi nell'incertezza, nel senso che avevo un lavoro, facevo siti web, e nel frattempo facevo anche la tesi di laurea magistrale, e nel frattempo, nel tempo libero, dovevo cercare di giostrarmi tra la mia vita privata e il fare questo gioco. Ed è stato un po' un continuo scommettere su ogni singola fiera a cui andavamo. Per noi ogni fiera, meno per me, era un appiglio di speranza nel poter dire un giorno potrò fare videogiochi nella vita. Le fiere per me sono state un punto di svolta fondamentale e sempre dei piccoli turning point, come si dice, perché portando la Games Week, lì è scattato la prima miccia nel dire ok, questo stile grafico non può andare avanti, perché è veramente una copia anche a livello di idee artistiche di Oddworld, e questa cosa non la volevamo, e quindi mi sono messo in un mese insieme anche a Tommaso a cercare di definire un nuovo stile completamente nuovo, che è stato creato praticamente in un mese di tempo in questo marasma di altri lavori che avevo in ballo. Quindi lì è stata una prima scommessa, che poi la Games Week ci ha reso molto felici, perché il gioco è stato apprezzato anche appunto dal punto di vista artistico. Poi effettivamente, soprattutto la Game Room, mi piace raccontare questa esperienza, perché per me è stata veramente costruttiva. Dopo 2 giorni che eravamo presenti a Roma, io ammetto di avere
abbandonato ogni speranza, nel senso che mostravamo il nostro gioco a delle persone interessate, le persone giocavano al nostro gioco, gli piaceva, ma non trovavamo appigli per poter dire ok, questa è la volta buona veramente per cambiare passo e vivere la nostra vita da sviluppatori di videogiochi. Non riuscivamo a trovare quell'appiglio. E, insomma, ogni fiera appunto è tutto per tutto, e questo tutto per tutto, cioè, mi è costato tanto a livello proprio anche personale, perché davvero ti prendeva molto del tuo tempo libero. Certo. Poi alla fine questa cosa, dopo tre fiere, nel continuare a proporsi alla fiera, nel lavorare nel mese prima della fiera un sacco al gioco, ma tanto, facendo notti insonni, questa non demordere mi ha portato poi effettivamente alla realizzazione, o perlomeno una parte, perché vedremo se l'avventura continuerà, di questo sogno, che era appunto sviluppare videogiochi. Però, ripeto, per me la cosa più importante, che voglio dire anche a chi vuole fare videogiochi, anche in chat se qualcuno vuole farli, è sicuramente il non demordere e il non farsi abbattere mai. È una cosa scontata, chiaramente, ma bisogna dirla, bisogna ripeterla, perché cercando di proporsi il più possibile, cercando di essere pedanti, cercando di non cedere davanti probabilmente alla vita che ti dice no, guarda che questo non è il tuo lavoro, cercando di non cedere, alla fine si portano a casa i risultati. Poi ovviamente il risultato, devo dire, che è anche dato dal gioco, che era partito già con un'idea bella chiara in mente. Certo, cioè, il gioco non voleva essere, come si dice sempre, il AAA MMORPG di turno. Voleva essere un gioco indie, single player, della durata di 6-7 ore, che voleva raccontare una storia, eccetera, eccetera. Certo, quindi in realtà lo scopo era più piccolo, e quindi già quello ci ha aiutato molto, perché avevamo le idee molto chiare e tutte le persone a cui parlavamo questa cosa la notavano. E forse è questo che ci ha aiutato a fare il passo in avanti. Credo che sia fondamentale, insomma, quello che hai detto, soprattutto l'ultima parte, cioè la consapevolezza e la capacità di andare avanti non può prescindere, insomma, dall'avere un progetto chiaro, un progetto sostenibile e quindi tagliato su quelle che sono le capacità anche produttive del team, e insomma con un'ambizione che sia opportuna. Intanto ringrazio i ragazzi di Deck13 Interactive che sono in chat. Guys, thank you very much for being here, it's really a pleasure, and we are also suggesting our users to wishlist the game on Steam. We know it's very important for you and for Tommaso and Matteo, so we are already saying that, but thank you very much for being here. Tommaso, vuoi raccontare anche la tua esperienza? Guarda, la cosa bella di Cordens, di cui appunto io e Matteo siamo i soci poi, è che siamo due personalità molto diverse, quindi quello che per lui è stato difficile, per me in verità è stato semplice, nel senso che di carattere io sono una persona che finché Vesper era un sogno, quindi era qualcosa che non era ancora concretizzato come un lavoro, era un sogno, quindi uno sognava, c'era a volte un po' l'amaro di quella cosa che non diventava realtà, però ero molto tranquillo. Nel momento in cui è iniziato a diventare realtà, quindi quando ci siamo messi assieme, c'è stata la passione veramente la voglia di iniziare, di fare qualcosa di bello. Il momento più difficile forse è stato proprio nel mezzo dello sviluppo, che nel mezzo della produzione precisamente, che è stata probabilmente l'estate scorsa, quindi l'estate 2020, perché avevamo tutti i livelli aperti su cui stavamo lavorando, sembrava veramente un cantiere, i bug non si contavano, sembrava che niente si riuscisse a chiudere. Lo sapevamo perché in verità era tutto pianificato, ma nel momento in cui ti trovi in quel punto lì dici ma io la vedrò mai la fine di questa cosa, e ti senti veramente impotente, sì, sì. E l'unica cosa che puoi fare in quel momento è abbassare lo sguardo e lavorare, ed è bello perché poi invece passa il tempo e arrivi a oggi dove diciamo abbiamo chiuso l'alfa, vediamo la luce in fondo al tunnel, vediamo che questa cosa è concreta. E iniziamo a dire ok, questo prodotto vale, questa cosa che abbiamo fatto è qualcosa in cui crediamo, è qualcosa di cui siamo fieri,
Ed è questo, quindi c'è dopo la valle il momento più basso, c'è anche il momento più alto. Proprio come un film dove c'è il secondo atto, succede di tutto e poi finalmente c'è la redenzione. Per me è uguale. Certo. E, guarda, c'è una domanda di Giancarlo che chiede appunto qual è stato il processo per l'individuazione dello stile. Quello che tu raccontavi, Matteo, cioè quel mese di lavoro in cui sei passato dal vecchio Vesper al nuovo Vesper. Fra l'altro non so se si trovano in giro degli screenshot del vecchio Vesper. Sì, dovrebbero trovare in giro forse qualcosa. Ma non li facciamo vedere, guardi, ho già visto... No, allora, in realtà poi magari ti passerò un'immagine perché sono molto divertenti. Allora, essenzialmente lì l'individuazione dello stile è stato un momento anche lì molto difficile ma soddisfacente, nel senso che anche lì mi ho dovuto attingere un po' a quello che mi è cresciuto durante l'infanzia, un po' come Tommy con il game design. Anch'io ho messo una lettera d'amore un po' a quello che mi aveva sempre colpito della fantascienza che mi era cresciuto degli anni 90, e in realtà la gente che, esempio in chat, i ragazzi che hanno scritto, a me ricorda anche un po' Super Metroid. In realtà Metroid Prime è una di quelle ispirazioni del gioco, così come un'altra ispirazione che forse è un po' più subdola perché in questi gameplay non si vede tanto ma in altri si vede di più, è Halo per me ad esempio è stata l'opera sci-fi che mi ha cambiato d'infanzia, perché sono rimasto affascinato da un mondo. E noi in Vesper abbiamo cercato di raccontare un mondo, non di raccontare la storia singola di un personaggio. Certo, c'è la storia di Seven, che è il nostro protagonista, che è un protagonista anche abbastanza coccoloso, che vive delle disavventure, che vive comunque un momento di difficoltà in questo mondo, in ospitale, ma abbiamo voluto raccontare anche tutta la storia, il mondo che ruota attorno a... attorno a Seven. E proprio questo è stata l'idea iniziale che mi ha dato la spinta per creare un mondo sci-fi che avesse dei layer di lettura, dei livelli di lettura, perché il nostro sci-fi è un sci-fi decadente, post-apocalittico, è un qualcosa che racconta un tempo andato, e questo secondo me dà molte chiavi di lettura al giocatore, perché il giocatore può immaginare quello che vede. Ci sono certe magari figure che non si capisce bene perché sono lì, ma spingono al mistero, e per me questa è una cosa fondamentale. E quindi ho creato questo stile artistico, questo sci-fi decadente, ipercolorato, proprio per raccontare al giocatore diversi modi di vivere il gioco. In primis appunto il mistero, poi le emozioni del giocatore stesso e del protagonista. Ad esempio, quando ci sono tanti nemici, la schermata diventa di colore arancione, cioè gli ambienti sono di colore diverso. Quando c'è la calma, quando c'è la pace, i colori cambiano ancora, diventano blu, verdi. Insomma, abbiamo giocato in i colori per trasmettere le emozioni del protagonista al giocatore. Queste emozioni si riflettono sul mondo poi, perché effettivamente il mondo si colora, tra virgolette, con le emozioni. Questa era un po' l'idea alla base dell'arte di tutto il gioco. Poi, ovviamente, riguardo al creare un mondo, forse Tommy vorrà può raccontare meglio, perché lui invece ha dato fondo un po' alle sue idee a livello di letteratura e di cinema per costruire effettivamente il mondo. Però vogliamo raccontarvi un po' anche come è costruito, forse, perché questa è una delle parti interessanti, secondo noi, un altro dei punti molto interessanti del gioco. Sì, sì, adesso le prossime domande sarebbero state appunto world building e un po' narrazione, però è bello perché ci sono i ragazzi di Deck 13 che chiedono: Tommaso ha già raccontato la storia dei suoi genitori e della PlayStation, ed è stata la prima cosa. E volevo dire, lo dico in italiano, visto che dicono stop speaking English, ok? È bello vedere che, insomma, comunque anche il publisher si prende, cioè non è scontato che venga qua a vedere come stanno andando le cose e che faccia questo piccolo atto anche, insomma, di supporto e di amore nei confronti del prodotto e del rapporto con il team, che è quello di interagire. Quindi davvero bravi, è bello vedere che esiste chi fa publishing così, quindi sono molto felice anche per voi che l'avete trovati. Vai, world building, raccontaci un po', perché si vede anche, fra l'altro, nel gameplay che ci avete registrato, c'è anche qualche schermata in cui si può leggere qualche informazione in più, anche quella ha uno stile molto particolare. Vai, Tommaso. Allora,
World building, la storia e il mondo di Vesper nasce dall'art di Matteo e dalle idee di Matteo sullo stile artistico, e da quelle siamo partite per costruire una storia. Nel momento in cui abbiamo virato, come diceva Matteo, dal prototipo industrial copia di Abe al mondo sci-fi con l'immaginazione di Matteo, da lì è nato tutta la spinta per la storia, perché Matteo a un certo punto mi ha proposto di cambiare il protagonista in questo robottino su un pianeta alieno. E questa cosa mi aveva colpito estremamente. In quel momento in cui mi ha detto questa cosa, io avevo anche appena finito di guardare la prima stagione di Westworld, che è una probabilmente delle ispirazioni maggiori per la storia. E quindi ero totalmente intriso di quella fantascienza che in verità è estremamente filosofica, che parla di libero arbitrio, di scelte morali, anche questa fantascienza alla Fratelli Nolan, in cui si passa da piani temporali nel passato ad altri nel futuro senza soluzione di continuità. E la storia di Vesper e il mondo di Vesper nasce da quello. La prima cosa che abbiamo fatto, prima ancora che pensare la storia in sé, quindi gli eventi che accadono, è stato proprio fare un momento di world building in cui abbiamo definito gli eventi del mondo di gioco. Il mondo di Vesper è un mondo che fondamentalmente nasce dopo un'apocalisse, che a sua volta avviene dopo un'altra apocalisse, quindi è un mondo post-apocalittico. È un mondo in cui un tempo c'era una civiltà robotica, da chi è stata creata questa civiltà robotica si scoprirà all'interno del gioco, e questa civiltà robotica è decaduta a causa proprio del Vesper Protocol, che è quell'evento che si vede nel prologo di gioco. All'interno di questo mondo, quindi ormai caduto, ormai, ma che forse sta rinascendo in un qualche modo, si muove il protagonista. Ovviamente scrivendo la storia abbiamo dovuto fare anche un po' i conti col fatto che comunque non potevamo fare grandi cutscene, grandi momenti scriptati, dialoghi magari doppiati, perché il nostro budget comunque era limitato. Certo. Allora abbiamo provato a fare veramente di necessità virtù, e quindi abbiamo deciso di raccontare la storia fondamentalmente in due modi diversi. Da una parte abbiamo alcuni eventi molto visivi, quindi è possibile completare il gioco senza leggere una parola, a parte quelle dei tutorial che ogni tanto appaiono, è possibile completare il gioco senza leggere una parola e cogliere quella che è la superficie della storia. Dall'altra parte, all'interno del mondo di gioco, ma proprio all'interno di alcuni luoghi segreti, di aree segrete che è possibile scovare all'interno del gioco, abbiamo nascosto questi log, che sono proprio delle pagine di testo che abbiamo deciso volontariamente di mantenere anche abbastanza importanti, al posto di mettere proprio due righe che poi uno legge e dice certo, vabbè, sono inutili, vado avanti. Abbiamo deciso di mantenere abbastanza importanti e di cercare di dare ad esse anche un certo grado di letterarietà. Forse proprio perché volevamo anche rifarci un po' a quegli autori che, almeno per me, sono stati importanti nella fantascienza. Io sono un amante di Philip Dick, di Asimov. Mamma mia. Quel tipo di autori lì che comunque a me hanno segnato. Cioè, la trilogia della Fondazione, di cui c'è tantissimo. Adesso a ripensarci in Vesper, perché poi alcune ispirazioni uno neanche ci pensa, mentre fa, poi adesso ripensateci, della trilogia della Fondazione c'è tantissimo nella storia di Vesper. Quindi di quel tipo di fantascienza lì c'è molto. La storia, proprio per questa decisione di dividerla fondamentalmente il racconto in due parti, da una parte quella visuale, dall'altra parte quella scritta, abbiamo scelto un approccio che è un po' quello moderno dei videogiochi, alla Dark Souls, alla Hollow Knight, ovvero certo, di spargere le nostre pagine di libro all'interno del mondo e di veramente fare un po' criptici. Quando esatto, che poi è un gioco nel gioco, perché tu stai giocando con il giocatore, gli stai dicendo io ti do gli strumenti e tu giochi con questa cosa che io ti dico e scopri la storia. Certo, certo.
Sì, e crea anche un rapporto diverso con il mondo, proprio perché il giocatore che lo scopre sente di averci investito un po' di attenzione, no? Di essere andato alla ricerca di quel dettaglio che gli permette di capire, quindi che poi è quello che funziona anche nei prodotti che appunto utilizzano queste strategie, assolutamente. Va bene, ragazzi, allora ci stiamo avviando verso la parte finale della diretta. Volete raccontarci, non lo so, un aneddoto durante la fase di sviluppo, un momento a cui siete particolarmente legati? O non lo so, se vogliamo parlare anche, Tommaso, prima dicevi della tecnologia legata alla musica che ti permette appunto di creare una musica adattiva, anche quello potrebbe essere un tema. Scegliete voi in che direzione andare in questi ultimi 10 minuti di chiacchierata. Io credo che di aneddoti ne abbiamo da raccontare a iosa, però lascerei, se ce l'hai in mente, iniziare a Matteo, perché poi non voglio rubarglielo nel caso. No, in realtà forse non abbiamo in mente lo stesso. In realtà nello sviluppo ce ne sono tanti di aneddoti, perché ovviamente lo sviluppo crea molte situazioni Certo. interessanti, soprattutto per la diversità delle persone che sono coinvolte, soprattutto in un videogioco, perché, ripeto, nel fare un sito web dialogano semplicemente un programmatore e un designer, spesso e volentieri, mentre all'interno del videogioco dialogano figure molto diverse, figure delle quali ti devi fidare spesso, perché io posso avere delle conoscenze di animazione perché magari ho guardato tanti manga, tanti anime giapponesi o perché ho guardato qualche film di animazione francese, ma ovviamente le mie conoscenze si fermano lì. E quindi, ad esempio, di un animatore ti devi fidare, di un musicista ti devi altrettanto fidare. Insomma, il mondo dello sviluppo è un mondo fatto di fiducia, perché altrimenti non si andrebbe avanti, assolutamente. E questo è un po' anche la base, penso, di alcuni aneddoti interessanti che si vengono a creare. Secondo me è un aneddoto interessante, almeno dal punto di vista artistico, che è forse la parte che più mi riguarda, sicuramente è stato il continuo vivere essenzialmente un momento di catarsi. Nel senso che ci sono ad esempio dei protagonisti nel gioco, un po' come ha detto Tommaso, alla fine la storia è nata dalle idee visuali che io ho avuto. Ci sono stati momenti di catarsi nei quali praticamente il gioco poi si è basato effettivamente. Un esempio, a un certo punto mi è venuto in mente, durante questo mese intensivo di rifacimento della grafica, di mettere un robot gigante, perché mi piaceva un robot gigante, ma non aveva assolutamente nessun senso all'interno del contesto del gioco. Era assolutamente out of the blue, piazzato lì senza motivo, perché doveva occupare un po' di spazio. Quella schermata ci è piaciuta così tanto, ma davvero ci è piaciuta proprio tantissimo. E anche nei vari playtest tra le varie fiere, tipo Milan Games Week, eccetera, eccetera, ai giocatori piaceva un sacco questa schermata e ci chiedevano effettivamente: ma ragazzi, raccontateci un po' la lore di questo gioco, perché sembra fighissimo. Ma all'inizio, in realtà, io veramente Questo robot era un pensavo. place, cioè nel senso una roba che prendeva Esatto! spazio. Ok, molto bene. È una roba che prendeva spazio che ho messo lì a caso. Al che da lì poi, pensandoci con Tommaso, abbiamo costruito effettivamente una storia che racconta l'esistenza di questi grandi robot, di queste enormi statue vigili in questo pianeta, del perché della loro esistenza e del perché sono effettivamente lì. Quindi sono sia fighissime visivamente, ma adesso fortunatamente hanno anche un contesto e anche molto valido. Un'integrazione, certo. Devo dire che mi attacco a questo aneddoto di Matteo perché sempre in quell'occasione lì abbiamo sempre questo prototipo e lo dobbiamo portare. E a un certo punto io dico, ma caspita, ancora non abbiamo una storia, si parlava ancora del 2018, ancora lo stavamo facendo nel tempo libero. E dico, sarebbe bello, sai, di solito ho detto a Matteo, sai quei prototipi, quei giochi lì che iniziano con la frase all'inizio? Con tipo tratto dal Grimorio Sì. di Barabruk, dovremmo proprio metterla anche noi. E a un certo punto, un altro ragazzo che a quel momento era con noi quando lo faceva nel tempo libero, dice: ah, potremmo scrivere i raggi del sole morente illuminavano il pianeta disastrato. Scriviamo la frase e
e scriviamo dal grimorio di Icubart, e Icubart era il cognome al contrario di questo ragazzo. ovviamente ne abbiamo messo un po' di Y, un po' di H, e sembrava un nome alieno. Ovviamente poi queste cose non si possono fare durante una produzione vera e propria, ma la cosa incredibile secondo me, poi invece nella produzione, come dice Matteo, secondo me invece la cosa più incredibile e più bella è quando tu ti accorgi dopo mesi di come tu hai buttato fuori tutto quello che hai immagazzinato nella tua vita precedente. Lo riguardi e dici, adesso parlavo, dicevo, caspita, ma il gioco è proprio la trilogia della Fondazione a livello di storia, ci sono proprio quei riferimenti, oppure tutte e due patiti di anime, ma ci sono proprio quei riferimenti a Evangelion che noi ci ricordiamo. E invece mi viene in mente questa cosa qua, un aneddoto più umano, più che legato al team di sviluppo, sempre a me e Matteo. Siamo andati sempre con, quando ancora stava nascendo Cordens, siamo andati a Cracovia per incontrare alcuni publisher che ci avevano fatto un'offerta, ci hanno pagato il viaggio e ne siamo andati lì. E lì è stato il momento in cui una sera, davanti a una o più birre, non dirò quante, 76, qualcuna, costano poco comunque a Cracovia, questo posso dire. Ne so bene. È nato il nome di Cordens Interactive, che all'inizio doveva chiamarsi in un altro modo, ma a un certo punto c'è stata questa illuminazione di questa parola che non significa niente, ma ci è piaciuta talmente tanto che alla fine è diventata il nome della società. Va bene, un nome alcolico, esatto. O alcolemico, non lo so, una delle due. Va bene, Matteo, Tommaso, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua a raccontarci il vostro prodotto. Rinnovo l'invito a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo ad andare anche solo a mettere in wishlist Vesper su Steam, è un piccolo aiuto e a costo zero permette comunque al prodotto di ottenere un po' più di visibilità e di arrivare sotto gli occhi degli appassionati del genere, degli appassionati della fantascienza, e insomma aiuta, dà una spinta proprio solo insomma anche a livello di visibilità del prodotto, e in un mercato videoludico e soprattutto nelle propaggini che riguardano lo sviluppo indipendente è veramente una cosa importante. Ringrazio voi che siete stati qua, e ringrazio anche i ragazzi di Deck 13 per essere passati e per continuare a darvi supporto. E niente, aspettiamo veramente il trailer che poi ci annuncerà la data d'uscita, e speriamo che in futuro possa arrivare anche su altre piattaforme. Wink wink. Grazie a tutti. Grazie a tutti davvero. Anche ai ragazzi in chat. Bene. Grazie a voi. Ragazzi, un saluto a tutti e vi lascio a quello che arriva dopo. In realtà adesso ci sono un paio d'ore di vuoto e poi torna Saidonia con il Q&A legato a Resident Evil. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.